Dunque, siamo qui oggi per manifestare uno sciopero che abbiamo indetto perché il governo non ha voluto ascoltarci, non ha voluto programmare alcun tavolo negoziale, si è solo limitata a mettere delle poste economiche che noi abbiamo ritenuto non sufficienti per il rinnovo dei contratti. Sciopero che non riguarda solo ed esclusivamente il rinnovo dei contratti, anzi è uno dei pilastri, ma non è il più importante. Il più importante riguarda la risoluzione delle questioni del precariato, perché abbiamo 350.000 lavoratori pubblici che sono precari, a tempo determinato sotto altre forme di contratto. Abbiamo la questione della sicurezza, da tutelare i lavoratori nel miglior modo possibile, soprattutto in questo periodo. Abbiamo la questione del rinnovamento generale della pubblica amministrazione, che deve riguardare la valorizzazione delle professionalità, deve riguardare la nuova classificazione del personale necessaria per un migliore utilizzo delle professionalità che ci sono e soprattutto direi un programma straordinario di assunzioni che vada a ripristinare una situazione di normalità all'interno di tutte le strutture pubbliche, perché abbiamo strutture pubbliche che sono, la maggior parte sono con un'età media elevatissima e sguarnite di personale. Per cui chi si lamenta che oggi è una giornata di sciopero inopportuna, vada a guardare e a vivere gli uffici pubblici al loro interno. Grazie.